Ciao Francesco. Allora, io faccio giusto qualche esempio perché io so che ti prepari benissimo per i tuoi ruoli. Gino Bartali, sei andato, hai corso tantissimo, ti sei allenato in bicicletta, hai preso 20 kg per senza nessuna pietà. Quindi la mia domanda è: come ti prepari? Come ti prepari e quanto ti porti il personaggio dentro? E poi una domanda scherzosa: ma questo personaggio te lo porti a casa dalle tue donne? Allora, io penso che sia sempre una storia a chiederti come prepararti. Cioè, una volta che tu capisci un po', leggendola come se non fossi tu a doverla interpretare, nel momento in cui inizi ad acquisire un po' l'odore della casa di quest'uomo, inizi ad avere dei suggerimenti e lo vedi. E un'altra cosa che è importante capire è che non per forza la tua mente lavora se tu glielo imponi. Cioè io nel momento in cui adesso tutto quello che ha a che fare col mondo di questi uomini o con quell'epoca mi sta facendo proprio così. Perché la mia testa e il mio corpo stanno già lavorando curiosamente, con curiosità, a quella cosa lì. Abbandonarsi, riuscire a capire questa cosa, quindi riuscire ad abbandonare istintivamente il corpo a quel tipo di ricerca è una cosa che ho imparato piano piano a fare. Mentre tendenzialmente prima ero più, adesso devo fare questa cosa e quindi leggo tutto, vedo tutto, vedo. Adesso metto insieme le cose, quindi con meno rigidità e con più capacità di associazioni libere. Cioè non è detto che il 600 non si è rappresentato da Frank Zappa. Cioè se io vedo Frank Zappa dico guarda un moschettiere o no, fammi riascoltare Frank Zappa. Se tu vedi Johnny Depp e i Pirati dei Caraibi, l'associazione anche solo del costume è insieme Giamaica, western, un trucco che sembra uscito dalla suite in London, le treccine di rasta con delle perline che sembrano venire da Capo Verde, l'insieme ci dà Jack Sparrow, ma non è tutto corretto, non è tutto giusto, non è tutto filologicamente e criticamente corretto. Però adesso Jack Sparrow non potrebbe essere altrimenti che quello, no? Non potrebbe non avere il dente d'oro, ma il dente d'oro però è il rap, oggi, nella cultura. Ecco, quel mondo lì, quella capacità, lui per esempio in questo è bravissimo, no? Riuscire a costruire l'aspetto dei personaggi che fa e riesce sempre a creare un'immagine che diventa iconica, ma mettendo insieme cose che apparentemente non hanno niente a che fare le une con le altre. Quella è una cosa che mi piace molto. Cioè tu non sai mai dove sarà l'ispirazione della cosa che fai, non sai mai in quale musica la vai a trovare. Per esempio, la musica per esempio nella ricerca per me è una cosa importante, cioè ascoltare una musica che non è per forza la musica seicentesca. Devi sapere come funzionava la musica seicentesca, devi sapere perché si faceva la riverenza in un certo modo piuttosto che in un altro, per suonare i cappelli, l'utilizzo pratico delle cose, cioè il cappello, il cavallo, perché, che rapporto c'era con quelle cose. Però poi devi anche lasciare la fantasia di fare associazioni completamente libere, molto spesso dei personaggi vengono fuori da quello. E quindi questa ricerca qua è una meticolosa in questo senso, però più gioiosa, più aperta. E per quello che riguarda se me lo porto a casa, e anche lì avviene abbastanza in maniera involontaria, tant'è vero che molto spesso me lo fa notare la mia compagna che mi dice: stai lavorando bene, eh? Sei insopportabile. Mi fa notare lei che mi porta a casa delle cose. Però io non ne sono tanto consapevole, anche perché tendenzialmente sarei uno che pensa che non lo fa. Però invece in alcuni ruoli mi sono portato dietro tanta roba. E anche questo ACAP mi sono portato dietro tanta roba. Ma io vedo lì Eh sì. Il maestro assoluto. Thank you.
tutto. Signor Francesco, non l'avevo visto. Ciao, ciao maestro. Gigi, sono accanto a tua moglie. Ti ho ascoltato con molto piacere, mi sono piaciute le domande, siete l'intervistatore, siete il pubblico e mi piace tanto. Oh, non facciamolo più, perché... Dunque, mi piace molto perché sei bravo, sei intelligente, sei modesto, sei colto. È una cosa molto rara. Buona fortuna. Grazie.